la riflessione che io voglio sviluppare qui deriva dalla consapevolezza che siamo in una sede di formazione e di formazione di uomini dei media. E io credo che se vogliamo fare un'analisi su quello che Robert Kennedy è stato nella storia delle istituzioni del nostro mondo e naturalmente nell'istituzione degli Stati Uniti d'America, che nel nostro mondo hanno avuto e forse ancora mantengono un ruolo di primazia, bene, noi dobbiamo cercare di chiederci cos'è attuale oggi di una vicenda e di un sacrificio come quello di Kennedy, ma io direi dei due Kennedy, perché in questo senso è possibile accomunarli. Ecco, io direi che lo sforzo che dobbiamo fare è di renderci conto che il mondo è irreversibilmente cambiato, che il sacrificio di Robert Kennedy e di John Kennedy potrebbero essere assunti a una riflessione storiografica come quella a cui ci invita anche il volume che sta sullo sfondo del nostro discorso. È avvenuto un cambiamento radicale nel rapporto tra i portatori di valori e i portatori di potere. L'epoca di Kennedy era un'epoca in cui un'intera società, e quella americana è stato l'esempio più evidente, recepiva indirizzi valoriali dal potere. Distruggere il razzismo, distruggere i difetti più gravi che abbiamo sentito descrivere poco fa, delle riserve indiane e soprattutto i disvalori dell'arricchimento e dell'economia, non poteva che essere compito di chi, avendo l'autorità e il potere, stabiliva le regole. In fondo, Bob Kennedy decolla nel suo impegno politico dopo l'assassinio di Luther King, cioè il fatto di reagire a un'ingiustizia innegabile che la società americana aveva mostrato di saper fare, uccidendo Luther King per la proposta valoriale che Luther King conteneva. Ecco. Bob Kennedy è giustamente definito come un romantico capace di realismo, mentre John era un realista capace di romanticismo, che mi sembra un'osservazione molto acuta. Parte da un'idea precisa di responsabilità anche del suo privilegio, perché non c'è dubbio che la posizione di nascita negli Stati Uniti di un Kennedy era una posizione di privilegio, e dice: metto al servizio del miglioramento, del riscatto valoriale degli Stati Uniti, la mia capacità di governo e anche la mia capacità di normazione, perché il suo discorso non è soltanto invocatorio, ma è anche normativo. Non a caso il suo lavoro più incisivo lo fa nella sua veste di Attorney General. Ecco, come è finita? È finita con un apparente successo, perché innegabilmente, e chi come
pochi di voi, ma alcuni di noi, ha vissuto nel vivo l'epoca kennediana, che non si è riferita soltanto agli Stati Uniti, ma aveva, diciamo, coinvolto, se non tutto il mondo, certamente quella parte di mondo avanzato cui facevano riferimento le problematiche di Kennedy e degli Stati Uniti. Dicevo, in quella fase l'idea era che il riscatto di un sistema di valori dipendeva e passava fondamentalmente da scelte politiche del potere e delle istituzioni. La domanda dalla quale io vorrei partire qui per cavarne appunto indicazioni di tipo formativo a un mondo come quello che qui rappresentato è: oggi questo discorso fa ancora senso? Ecco, questo a me sembra un tema sfidante, perché nessuno discute che abbia valore. Martirio ha in un certo senso un valore intrinseco che non è misurato dall'efficacia del suo gesto. Quindi nessuno discute che diciamo rievocare un'esperienza come quella di Bob Kennedy porta a solidarizzare emotivamente con l'intera vicenda, e direi con quella di Bob più che con quella di John, perché direi che in John il realismo aveva ottenuto delle concessioni che non ci sono nella biografia di Bob Kennedy. Ora, ebbene, io credo che su questo punto, cioè sul fatto che oggi non è più pensabile di proporre il riscatto valoriale di un intero popolo soltanto prevalentemente partendo dall'alto, dall'esempio, dalle regole, dal potere, il problema è diventato invece un tema di base. Cioè noi siamo di fronte a questo fenomeno estremamente rivoluzionario che si vedono, basta pensare alle nostre elezioni del 4 marzo, che oggi, se la democrazia vuol dire potere del popolo, la qualità della democrazia e del governo non può che dipendere dalla qualità del sistema culturale e valoriale del popolo che è chiamato a esprimere i suoi rappresentanti e il suo governo. Si parla di crisi della democrazia ed è innegabile, si parla di crisi della rappresentanza ed è innegabile, e noi nel nostro paese, con l'abitudine che abbiamo noi italiani qualche volta di anticipare anche le cose cattive, no? Abbiamo anticipato il fascismo, stiamo secondo me anticipando alcune problematiche pericolose all'interno dell'organizzazione di un paese democratico. Nel nostro mondo il tema centrale diventa quindi l'incarnazione del sistema di valori nella maggioranza, nelle persone. Perché oggi e perché questo? Perché la trasformazione radicale che è avvenuta nel nostro mondo è la trasformazione della circolazione dell'informazione. Da che mondo è mondo, il potere era più informato dell'audience. Oggi in molti casi, e lo vediamo per esempio nella malattia di Trump di usare Twitter, no? L'informazione passa dalla base e come tale si propone al potere. Ecco, allora, questo è secondo me, e capisco che la mia tesi è un po', direi così, un po'
shocking, nel senso, questo secondo me è il valore della vicenda di Robert Kennedy. Io non voglio fare paragoni che sarebbero irriverenti, anche se è possibile, ma guardate che tutte le grandi trasformazioni del mondo più o meno hanno a che fare col martirio, no? Ecco, io credo che il vero modo di valorizzare e direi celebrare indirettamente, diciamo, l'esperienza di Robert Kennedy non sia tanto quello di solidarizzare pateticamente con il, diciamo, il sacrificio visto in termini umani, ma sia piuttosto quello di riconoscere che col suo fallimento, perché per un politico l'interruzione della sua attività, sia essa dovuta alla morte, e il problema c'era, perché come è stato qui ricordato, Robert Kennedy, se chi legge gran parte dei suoi testi, questa presenza quasi ossessiva della prospettiva del sacrificio e del martirio c'è, no? Allora io credo che sia questo il vero contributo, non il contributo, come dire, di esempio personale. I santi, la Chiesa li fa tali dopo, no? Ecco, e voglio dire, fare le santificare le persone è un modo di toglierle dalla storia. Ecco. Invece noi dobbiamo essere capaci di mantenere nella storia la vicenda dei Kennedy. E perché? Perché questo dice, e lo dice agli uomini dell'informazione, al vero tramite oggi, vero tramite tra valori postulabili e assumibili dalla maggioranza delle persone. Siete voi giornalisti, sono i media, sono i mezzi di comunicazione, è lì che si esige un atteggiamento al limite anche sacrificale. Non c'è dubbio che raccontare i disvalori fa premio sull'opposto, che è raccontare i valori, anche se qualche tentativo non si può negare che ci possa essere. Ebbene, io credo che se noi non riusciamo a fare in modo, e pensiamo alla scuola, pensiamo alla stampa, pensiamo alla TV, pensiamo allo web, no? Se noi non riusciamo a portare la consapevolezza del ruolo di ricarica valoriale che ha in una società chi maneggia l'informazione, ebbene, noi vedremo la democrazia soccombere. Ecco. E allora su questo fatto, che in cui gli Stati Uniti, in un certo senso, nel loro ruolo di potenza leader, giustamente incarnano l'esempio, in questo fatto l'uccisione di Bob Kennedy, no? Che si lega all'uccisione di King e all'uccisione di John Kennedy, dovrebbero farci riflettere su quello che è stato il significato di una svolta storica, no? Attuando questo e presentando questo sacrificio, in fondo gli Stati Uniti hanno posto, ed è non a caso anche il 68 viene da Berkeley, no? Hanno aperto a una fase storica sostitutiva. Ora, questa fase storica non è soltanto caratterizzata dai circuiti dell'informazione, ma è caratterizzata da un'altra dimensione, sulla quale chiudo questo intervento che è stata citata, cioè il mondo non è più diviso per nazioni e per stati-nazioni. Il mondo non è più internazionale, anche se sembra tale, anche se il sovranismo in un certo senso ne fa un'orgia, no? Il mondo è locale, il mondo ha
recepito attraverso l'innovazione, attraverso l'azzeramento di spazio e tempo, il fatto che tutto quello che succede nel globo tocca tutto quello che succede nei luoghi. E in un certo senso tutto quello che succede nei luoghi, tramite i canali dell'informazione, è esposto a incidere su quello che succede nel mondo. Questa è la vera rivoluzione della nostra epoca. Cioè tutta la struttura dell'organizzazione del potere si è universalizzata. Tutta la struttura dell'organizzazione dell'impatto dei valori si è localizzata. E noi quindi dobbiamo imparare a gestire, e questo problema, ripeto e concludo, sarà, è già, ma sarà la vera responsabilità di chi ha la responsabilità dell'informazione. Grazie.